Sì, amici della Sportweb, ben ritrovati. Siamo al Pallamanuali, giovedì 5 dicembre 2019, per questo incontro, l'ottava giornata del girone L8, di fronte il Guti Osimo e lo Zanzibar Reds. I recanatesi, reduci dalla bella vittoria con l'Avis Polverici per 7-5, 6 punti in classifica, 9 invece i punti per il Guti Osimo, 4-1 la sconfitta con il PSG rimediata nell'ultimo turno. Vanno subito all'assalto i ragazzi con la casacca, con la tenuta rossa, completamente rossa. Dopo aver fatto sfogare gli avversari, Butti comincia il giro palla sulla tre quarti, provando ripetutamente, prima per le vie centrali con Ridarelli, poi sulla destra con Milovan, poi una serie di contropiedi, le squadre prendono campo. Dopo lo Zanzibar tocca al Butti Osimo con proprio capitano Lavaglioli, poi ancora parte anche Del Salvio, palla al piede, caricata a sinistro, interviene il collega Mengoni che poi si ripete su Morresi, tutto questo al sesto minuto, ancora un contropiede, parte lo Zanzibar, ma ancora una volta l'estremo ci mette i piedi come fa altrettanto bene Del Salvio, giro palla sulla tre quarti del Butti Osimo, la partita è decisamente bella da vedere. Ridarelli carica il sinistro, chiude il capitano Aloisi. Aloisi che riesce a passare al nono minuto con questo diagonale dopo aver rubato, o meglio, dopo aver sfruttato al meglio il maldestro tentativo di Piatanesi di liberare. Ancora il capitano dei Canatesi che prova a sfondare centralmente. Buon momento per la squadra dei Reds che offrono questo contropiede soltanto al dodicesimo, ancora Ilovan che non inquadra lo specchio della porta, ancora la bella girata di Aloisi che non riesce a chiudere sul primo palo, cerca di recuperare il Butti Osimo, prova dalla distanza, ancora per vie centrali, ancora una volta il portiere dei Recanatesi si fa trovare pronto, gran numero di Morresi sulla sinistra, ancora fa fuori il difensore. Si allunga il pallone, l'uscita di Mengoni che chiude la bella azione solitaria del numero 3 dei Reds. Continua l'azione dei ragazzi di Recanati. Momenti concitati nell'area Osimhen. 14esimo, Giacco viene fermato. La rincorsa e il tiro del vice capitano dei Butti Osimo. Mogliani, poi il tentativo da parte di Ridarelli e poi sempre da calcio di punizione da parte di Palmacelli. I due giocatori hanno all'attivo 286 partite insieme. Proprio Palmacelli a scodellare questo pallone per Mogliani, senza problemi Del Savio. Poi il palo preso da Morresi sullo scadere di questo primo tempo. Riprende questa bella partita qui alla Pallamanuali. Ricordiamo 1-0 con gol di Roberto Aloisi, quinta rete per il capitano dei Reds in questo campionato. Pressione alta da parte del Butti Osimo che deve recuperare. In mezzo per il tiro di Moreno Giacco che non inquadra la porta. Ancora una ripartenza fermata subito da Ivolan. Si lotta sul cerchio del centrocampo. Ancora un errore che regala la palla al Butti Osimo dalla sinistra, gran numero di Patanesi e si salva Del Savio, bravo l'estremo recanatese a dirgli no all'attacco dalla sinistra del numero 2 bianco rosso, ancora Palmacelli che carica il destro completamente fuori, si muove i Reds che vengono fermati. Ancora la palla per Morresi che la gestisce sull'esterna di destra. Ragiona perna per l'inserimento di Aloisi. Aloisi gran numero e la girata viene intercettata da Mengoni senza problemi. La partita, ripeto, per l'ennesima volta è molto bella. Si guadagna il calcio di punizione Palfacelli, la botta forte. Poi in mezzo all'area succede di tutto. Scaraventa via il pallone la difesa dei Rossi. Ancora un gran numero da parte di Giacco che scarica per Ravaglioli, c'è un fallo, il numero 10 che prova a sorprendere sul primo palo il
il portiere delle canatesi, e poi arriva il gol, il raddoppio da parte di Morresi dalla sinistra al 18° del secondo tempo. Non si arrende la squadra di Osimo. IVT prova e tenta di riaprire questa partita, 2-0 per Zanzibar Reds. Qui c'è il fallo, se andiamo a vedere il replay non viene toccato il giocatore biancorosso, e dal dischetto dai 9 metri Ilovan riapre al 23°, a pochi minuti il VT che offre il fianco all'ennesimo contropiede avversario. 24°, ancora una volta viene contenuto l'attacco del VT, 2-1 per Zanzibar Reds che si chiude nel proprio metà campo. Ilovan si incunea in mezzo alla difesa, viene toccato, vediamo il replay, ecco il numero 9 che entra, nulla di così gravoso da costringere il direttore di gara al rigore. Ultimi istanti, ancora spazza via lo Zanzibar che con questa vittoria arriva allo stesso punteggio del VT Osimo, a 9 punti. VT che ancora non si arrende, l'ultimo tentativo, palla al piede per l'estremo dei Recanatesi, De Savio, il sinistro, salva sulla riga Malfacelli, arriva la fine di questa bellissima partita, 2-1 per i ragazzi di Mister Castagnari.